18 Reggio. Salve, vi volevo dire se lei è iscritta al mio canale. Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo sulla demo di FIFA 16 e andremo a provare la nuova modalità di foot, questa modalità chiamata Draft Fruit. Draft Fruit, che buona la frutta. Draft Fruit, che praticamente consiste nel scegliere, come potete vedere, un modulo a scelta fra quelli che vi propone il gioco. Noi ora andremo a scegliere il 4-3-3. E poi su una base di giocatori random scegliere dei giocatori per formare la propria squadra con più intesa possibile. Ora, come vedete qua, noi dovremmo scegliere il nostro capitano e ovviamente noi mettiamo Messi. Che cazzo, proprio Messi? Non lo puoi non mettere. Poi, come vedrete, se noi andremo a scegliere la posizione e cliccando il tasto X ci compare una serie di giocatori a random di quella posizione che noi potremmo mettere per fare intesa. Ora, io qua giocatori per fare intesa non ne ho. Dovremmo ammettere Balotelli, perché Balotelli se non succhia i cervelli ammazza tutti gli uccelli. Ho sentito dire che questa modalità sarà presente, sì, in foot, ovviamente. Però ho sentito dire che ci vorranno circa 15.000 crediti per entrarci. E praticamente se tu poi dovresti uscire da questo torneo, tra virgolette, questi crediti te li ridanno. Cioè, non ho capito il perché di questa cosa, però praticamente se sarà così sarà una gran fonte di guadagno. Perché tu giochi, o vinci o perdi, i soldi te li ridanno. Se vinci, vinci i soldi in più, se perdi te li ridanno i soldi. Non so se sarà così, ma se sarà così vi consiglio proprio di sfondare questa modalità, di sfondarla. Gervinho, va bene. Centrocampista, come vedete tutto random, no? Io non è che scelgo, io posso scegliere i giocatori che mi dà il gioco. Quindi noi tra random, fra questi che mi ha dato, mettiamo Strootman, così fa un po' di intesa con Gervinho. E quindi ora noi andremo a scegliere l'altro, va bene, me lo chiami, metto Guarin, così mi fa un altro po' di intesa. Poi l'altro centrocampista che potrebbe fare intesa con Messi, mettiamo Thiago perché è l'unico della Spagna praticamente. No, c'è pure Gomez, però non mi piace più di Thiago, perché mi piacciono i Thiaghi, avete capito? Mi piacciono i Thiaghi. Terzino sinistro, mettiamo Alaba, vediamo se ci esce qualcuno, qualche tedesco, no, non mi è uscito nessun tedesco. Il male è un culo, non lo voglio un culo, ma io questo lo metto. E poi capirete il perché. Ora sto molto. Terzino destro. Come vedete, se premete quadrato sul giocatore selezionato, vedrete la sua posizione e dove può fare intesa. Io ora sto vedendo se questo è quello migliore per fare intesa, perché della Spagna siamo De Marcos. Portiere che possono fare. Vabbè, mettiamo ovviamente Sirigu, il grandissimo Sirigu. Ora, come vedete, la squadra è completa e andremo a scegliere i giocatori sempre random, anche nella panchina. Adesso, come potete vedere, se voi poi siete stanchi di scegliere i giocatori, potete in tranquillità premere triangolo. Vi comparirà questa opzione che è scritto, che comunque automaticamente vi sceglierà i giocatori. Come vedete, a me ha scelto e va bene. Andremo a cambiare l'attaccante, come ho detto, tra Vietto e Torres. Chi metto? Vietto, ci mettiamo i giocatori freschi, così va a fare pure doppia intesa. Andiamo avanti, dobbiamo scegliere un allenatore, sempre random, ragazzi, quindi noi... No, questo lo dovete vedere. Ma questo è quello di Unte Bisunti. Questo è quello di Unte Bisunti. Ma che ci fai qua? Non vai a cucinare più. Non cucini più, sei fallito. Alla fine di tutto vi comparirà questo riepilogo delle draft foot e vi dice i migliori giocatori che vi sono usciti dai giocatori random, l'intesa di squadra e la valutazione. E vi dice pure quanti giocatori di quale liga avete preso e di quale nazionalità. Degna della nostra squadra ovviamente, contro il Barcellona. Ovviamente speriamo molto bene in questo FIFA 16, perché ho visto ci sono stati molti cambiamenti, soprattutto al comparto del controllo di palla, perché ho visto molto che il controllo di palla è cambiato. Non ci sono una volta in FIFA 15 c'erano quei controlli di palla molto frenetici, cioè che praticamente il controllo di palla più delle volte falliva e quindi magari al giocatore scappava la palla o magari cadeva o magari addirittura non riusciva a prendere un passaggio. Invece qua ho visto che molte di queste errori li hanno aggiustati. Cioè ci sono sempre praticamente
questi errori, ma molto, molto meno. Pietto, ragazzi. Oh mamma mia, Pietto. Non ha vietnamito, non va bene. Anzi qua, Guarin, tira il giro, Guarin. E c'è il gol di Higuain. Sì, Higuain. Il primo gol di questa demo va a Guarin. Come avete visto, i tiragiri. 1-0, ragazzi. E qua sono sempre interrotto da Lionel Messi che la passa dentro e non può niente. Palo. Mamma mia, ragazzi, il palo. Vado a prendere il legno. Dato qua, mamma mia, Gervinho. Tira il giro di Gervinho e la mette dentro. Gervinho 2-0, ragazzi. 2-0 per noi, ragazzi. Sto trovando molte soprattutto novità in questo FIFA, che ho, soprattutto hanno aggiunto le ragazze. Quindi onore alle ragazze che quest'anno a FIFA dovranno subirsi il sudore dei maschi. Intanto partiamo questo calcio d'angolo. Mamma mia di testa. Mamma mia di testa, ragazzi. Thiago ha segnato. Mamma mia, innanzitutto 3-0, ragazzi. Mi sta piacendo tanto questa demo. Sto trovando molti miglioramenti dallo scorso video. Ovviamente non è che l'EA Sport è una società di qua. Ovviamente si mette anima e corpo per migliorare sempre i suoi prodotti. Però l'unica cosa che non migliora ogni volta: tu giochi una partita online, fai 26.000 tiri e il tuo avversario ne fa uno e vince con solo quel tiro. Dato qua la fitta, il tiro a giro. Mamma mia, fuori di pochissimo, ragazzi. Lionel Messi sulla fascia, ragazzi. Rientra. La fitta di tiro, il tiro. Mamma mia, Lionel Messi, che golazzo, ragazzi. Che golazzo. Tutta la palla gli è rimbalzata in testa al difensore. Vediamo. La palla gli è rimbalzata in testa al difensore. Possiamo rivedere. Bang. Finiamo questo primo tempo 4-0, ragazzi. Andiamo a iniziare questo secondo tempo. Vedo apportati moltissimi miglioramenti. Nulla da invidiare comunque con PES, perché con PES comunque sembrava, i passaggi sembravano sì molto più fluidi, ma sembrano anche molto più irreali. Qua Neymar. Neymar, non mi fare i giochetti che t'ammazzo. Bravo. No, mamma mia. Si oppone col corpo. Un altro particolare da osservare, questo più che altro per le carriere eccetera, ha migliorato molto l'intelligenza artificiale dei giocatori dal punto di vista dei passaggi, perché l'anno scorso ho riscontrato parecchie incongruenze con questa intelligenza artificiale. Praticamente tu col giocatore basta che andavi a marcare un giocatore che fosse il computer e praticamente questo qua impazziva e rinviava solo la palla. Invece qua vedo che comunque ci sono vari aggiustamenti, tra cui il cambio di gioco è molto presente. Tieni tutto solo, sei. Vai Vietto. Mamma mia, Vietto, non c'è più niente da fare. L'unica cosa che però riscontro ancora su FIFA 16, almeno su questa demo, non so se praticamente cercheranno di fare. Come avete visto, il portiere è stato fermo solo con un trascinamento di palla. E questa è una cosa che non mi è piaciuta tanto, perché praticamente tu che fai? Fai anche una sola finta di tiro e il portiere resta fermo, neanche prova a buttarsi e tu se lo smarchi e segni. È una cosa che ho riscontrato solo ora, come avete visto, e che non è cambiata dallo scorso capitolo di FIFA. E finisce la partita, ragazzi. Finisce 5-0. Grazie per aver giocato a Draft Foot. Ricapitolando di questa partita che ho giocato, nel positivo ho trovato la migliore velocità dei passaggi. I tiri sembrano molto più realistici, soprattutto da parte mia. E le scivolate sono state migliorate e rese molto più precise e molto più realistiche. Hanno migliorato pure l'intelligenza artificiale del computer, aggiungendo i cambi di gioco. E non so, io questi cambi di gioco non li ho mai notati su FIFA 15. E nella negatività in meno in questa partita che ho notato è stata l'intelligenza del portiere. Praticamente basta che tu faccia o una finta o ti trascini la palla e praticamente il portiere è superato, resta fermo e ti dice passa e segna. Vi invito a lasciare un commento su cosa pensate su questa demo, a lasciare un mi piace, a condividere il video su Facebook. E bella. Si vede? Avete pensato che questo video fosse finito? No. Adesso vi faccio vedere come finire in bellezza. Salve, vi volevo dire se lei è iscritta al mio canale. Cosa? Allora, dico subito, se lei non è iscritto al mio canale, sarete costretti a ritogliere dal vostro
dal vostro praticamente l'anno un mestolo di 1.5 cm. Quindi le consiglio di iscrivervi al mio canale, perché se no gli zicco questa nel c***o.